Con l'uncinetto più sottile ci andiamo ad agganciare al bottoncino e lavoriamo una sorta di fiorellino tutto intorno. Vi faccio vedere più o meno come fare. Basta agganciarsi ai buchetti che ha il bottoncino. Vedete, ho fatto il mio cappietto iniziale, prendo il bottoncino e con l'uncinetto entro in uno degli occhiellini e vado ad estrarre il cappietto di aggancio. Lavoro un punto catenella e quindi faccio conto che questo bottoncino sia o la catenella iniziale o il cerchio magico, quindi vado a lavorare tutto intorno al bottoncino. Una catenella, rientro nello stesso buchino e cerco di estrarre di nuovo il filo. Voi potete entrare quante volte riuscite a passare con l'uncinetto nello stesso buchino, altrimenti basta anche una sola volta per parte e mettete più catenelle di separazione tra un punto e l'altro. Uno e due e vado nell'altro buchino. Lavoro un punto catenella, rientro. Riestraggo e chiudo. 1 e 2. In rete trovate molti tutorial su come poter lavorare intorno ai bottoncini. Io vi faccio vedere per sommi capi. Voi potete mettere gli accessori che più vi piacciono. 1 2 e vado a chiudere il giro. E possiamo usare come base per lavorare una rosellina, un fiorellino, un cuoricino. Vedete voi che cosa più vi piace. Io vado a fare un fiorellino. Allora, abbiamo chiuso il giro, lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico due volte il filo, entro, vedete, nello spazio di una catenella tra un punto e l'altro e vado a lavorare 5 punti alti doppi. 1, 2, 3, 4 e 5. Io lavoro i punti alti doppi perché ho un cotone molto sottile. Voi regolatevi con i punti da lavorare in base alla grossezza del cotone. Lavoro 4 catenelle per chiudere il petalo, entro sempre nello spazio e chiudo con un punto bassissimo. E ho lavorato il primo petalo. Raggiungo il centro dell'archetto di 2 catenelle con e lavoro un punto basso. Vado tra i due punti che ho lavorato nella seconda asolina e lavoro un punto bassissimo. 4 catenelle, 4 punti alti doppi. 1 4, 5, non mi ricordo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
4 catenelle e chiudo il mio petalo sempre alla base delle maglie alte che ho lavorato. Vado al centro dell'archetto successivo e lavoro un punto basso. Vado nello spazio tra i due punti e lavoro un punto bassissimo e ricomincio con un altro petalo. Ho lavorato anche l'ultimo petalo, mi aggancio nell'archetto successivo, lavoro il mio punto basso punto catenella e taglio il filo. Possiamo anche lavorare un altro bottoncino oppure lasciare così con un solo. Lo andrò adesso a fissare e il nostro copribottiglia è terminato.